Voi lo sentite questo ronzio di sottofondo? Fino a 3 secondi fa, cioè prima che premessi play, non c'era, ok? Già è difficile di per sé iniziare un video. Se poi il mondo è contro di te. Ciao a tutti, bentornati sul canale, io sono sempre Giulia ed oggi siamo qui perché vorrei parlarvi, vorrei fare un video chiacchiericcio. Un video chiacchiericcio dove vorrei parlarvi di due o tre cosine, come avete letto dal titolo, di una casa editrice, la Hope Edizioni, e di un'autrice in particolare, Penelope Bageux. Ho pensato di fare questo video perché qualche settimana fa mi sono trovata a fare, casualmente, accidentalmente, mi sono trovata sul sito della Hope Edizioni e ho fatto un ordine appunto dal loro sito. E quindi, siccome poi ho avuto modo di interagire anche con loro, vorrei parlarvi appunto di questa casa editrice qui. Premetto che non è un video sponsorizzato dalla Hope Edizioni, perché tutti i volumi che dopo vi farò vedere me li sono pagati di tasca mia e sono acquisti che ho fatto io di mia iniziativa, ecco. Questa casa editrice ha un catalogo bellissimo, è una casa editrice di Pavia e la caratteristica è quella di trattare soprattutto di opere sotto forma di fumetti e graphic novel, ma con uno sfondo prettamente femminile. Infatti il suo catalogo è diviso in tante collane, ma tra le mie preferite indubbiamente ci sono La Vie en Rose, perché è quella che racconta le storie, scene di vita quotidiana delle ragazze, delle donne d'oggi in chiave molto ironica, e quello, voi sapete che io adoro tutto ciò che ha sfondo ironico, mi piace un sacco. Come però mi piace tantissimo anche una collana, diciamo, un po' più recente, che è quella della Per Aspera ad Astra, dove racconta sotto forma di graphic novel storie di grandi personaggi, anzi personaggi al femminile, quali possono essere la Callas, Audrey Hepburn, Coco Chanel, Madonna, ve le dico tutte a sto punto, Frida Kahlo, e Virginia Woolf, ecco. E sì, ok, le ho dette tutte. Guardo là perché ho il computer, così non mi dimentico di niente. Comunque, questa casa editrice la seguo da tantissimo tempo, più che altro perché tra gli autori, che tratta, ce ne sono alcune che a me piace seguire anche, diciamo, extra fumetti, extra loro opere, cioè nei social, eccetera. E sono per esempio Penelope Bageux, di cui vi ho già parlato in passato sul mio canale, che io adoro, che sono possono essere Carote Cannella, Elena Triolo, che anche lei è fantastica, e altri di cui adesso vi parlo, di cui ho preso appunto le opere. Vi dicevo, qualche settimana fa volevo fare un ordine proprio di opere o edizioni, e quindi ho detto, perché invece di ordinare sempre tramite il classico Amazon, IBS eccetera, proviamo ad andare a vedere sul loro sito. Così, sfogliando il loro catalogo e il loro e-shop, ho visto che oltretutto ci sono anche un sacco di offertine, quindi questa ve la sgnaccola un attimino. Se pensate di fare degli acquisti dal sito della Hope Edizioni, date sempre un'occhiata nella sezione e-shop ai prodotti in offerta, perché può succedere che vi capiti, come me, di prendere il pacchetto per intero, per esempio, di un autore e di pagarlo veramente a un prezzo irrisorio. Peraltro le spedizioni sono velocissime, perché da quando processano l'ordine a quando lo spediscono passa pochissimo tempo. Inoltre, sopra i 20 euro le spese di spedizione con corriere sono gratuite, e in più il corriere ha i tempi del corriere, quindi in 2-3 massimo giorni lavorativi arriva a casa. Contate che io ho fatto l'ordine il giovedì, ora che è partito era venerdì, mi è arrivato lunedì, martedì, perché c'era il weekend in mezzo. Comunque, quindi velocissimi e servizio impeccabile. Che cosa? Passiamo alla parte succulenta. Succulenta, che cosa ho ordinato? Allora, ero indecisissima su cosa prendere. Voi sapete che ormai un anno... Scusate che abbasso, perché sono cosa del tipo giraffa. Vabbè, oh sì, così posso stare gobba. No, scherzo. Voi sapete che un anno e mezzo fa io avevo acquistato in una delle mie capatine a Ferrara, dove mi trovo sempre con la Vale, Anna di Spiccicalle e Anna di Anna in the Bed, mi ero accaparrata ad un libraccio il fumetto di Joséphine di Penelope Bageux.
Se mi seguite sul canale sapete quanto io abbia adorato questo fumetto, perché a parte che mi piacciono tantissimo i disegni e il tratto della Bajeux, ma la cosa che mi è piaciuta di più è il fatto che io mi ci rivedo tantissimo in Joséphine. Perché? Perché Joséphine è una trentenne parigina alle prese con tutti i problemi delle trentenne parigine d'oggi, quindi il voler mettersi in forma per trovare il ragazzo, perché tutte le sue amiche intorno a lei sono già sposate, con figli, sudarsela a lavoro per avere gratificazioni, appunto la forma fisica, stare attenti, uscire a far serata, eccetera eccetera. E sapete che comunque ve ne ho già parlato ampiamente di questo fumetto, mi è piaciuto tantissimo, l'ho adorato, tant'è che avevo sempre in wishlist anche i due volumi successivi di quest'opera, e quindi niente, insomma, sognavo da tempo di prendermeli, quindi sicuramente quando sono andata sul sito della Hope Edizione ho detto, beh, i primi che prenderò saranno i successivi. Navigando appunto, come vi dicevo prima, sul loro e-shop, ho visto che potevi prendere il pacchetto delle opere di Penelope Bajeux a... non mi ricordo il prezzo, scusatemi. E praticamente comunque conveniva, perché vi venivano tre volumi praticamente al prezzo di due, ecco. E quindi ne ho approfittato, uno per amore dell'autrice e due perché volevo recuperarli. A dire il vero avrei voluto recuperare quello dove c'erano tutti e tre i volumi di Penelope di Joséphine, ma dal momento che il terzo era out of stock ho ordinato questo qua. Quindi in questo pacchetto mi sono arrivati Joséphine numero 1, che avendo io già questo va in regalo ad una persona che già so, Joséphine numero 2 e poi un altro volume di Penelope Bajeux che è La mia vita assolutamente affascinante. Devo dire poi che i ragazzi di Hope Edizioni sono stati dei tesori, perché quando ho fatto vedere l'unboxing di questi prodotti sul mio profilo Instagram, peraltro se non mi seguite sui social sotto trovate giù nell'info box tutti i link, vedendo appunto che io avevo ordinato questo pacchetto perché il terzo volume di Joséphine era out of stock, sono stati così carini da contattarmi e dirmi, guarda Giulia, visto che abbiamo visto i tuoi video, ci ha fatto molto piacere, visto che comunque hai acquistato i primi due, mi hanno mandato l'ebook del terzo e di questi li ringrazio tantissimo e gli mando un grosso bacione. E cosa dire, ho già letto tutte queste opere di cui vi parlo oggi, le ho già lette tutte e sono una più bella dell'altra. Trovo che Penelope Bajeux, a parte vi ripeto che ha un tratto stupendo nei disegni, io adesso non so se è perché sono anch'io una trentenne, neo quasi, cioè, sono una trentenne anch'io, quindi mi rivedo moltissimo in tutte queste scene, o sono così scontata, non saprei che dirvi, però per esempio una scena che mi ha fatto morire da ridere è tratto dall'opera La mia vita assolutamente affascinante ed è scene di violenza inaudita, ossia le scene di questa ragazza che si fa il sick appeal, però mentre si fa il sick appeal, mentre è concentrata, aspetta che non so se sono qua, mentre è concentrata nel vedere se riesce a togliere tutti i peli, si incassa praticamente nel sick appeal i capelli. Ebbene sì, sono io, perché... Infatti negli anni ho abolito il sick appeal perché mi succedeva sempre, perché io ho i capelli molto lunghi, quindi anche se li tenevo legati alla fine me li ritrovavo sempre in mezzo al sick appeal, e vi posso assicurare che non è una cosa molto piacevole, come questa tante altre cose. Io vi consiglio, straconsiglio tutti questi fumettini perché sono molto molto simpatici. Altri due fumetti che ho acquistato in quell'occasione sono stata Soy de Pueblo, ossia un manuale per sopravvivere in città, e Io laureata motivata e sfruttata in stage, di due autrici diverse. Allora, questo della ragazza in stage è di, aspettate perché non voglio fare cavolate, di Cindy Barbero, ok, mentre questo qui è di Raquel, aspettate che non mi ricordo, eccolo qua, è di Raquel Corcoles e Marta Rabadà, portate pazienza, sono nomi spagnoli credo, io non so dare l'accento giusto, sono entrambi molto carini. Questo purtroppo è una rappresentazione venuta fin troppo bene della realtà di oggi, ossia di chi esce dall'università e si trova come unica offerta di lavoro stage, e durante gli stage per quanto ti venga detto ma sì, come sei brava, per quanto ti rendi disponibile a fare straordinari, a finire a ore tarde, non retribuite eccetera, alla fine arriva la fine dello stage che o non si ricordano neanche che è il tuo ultimo giorno di stage, o dicono, beh, adesso alla fine dello stage cosa farai? Come cosa farò?
no, non mi rinnovate. È stato, cioè, triste da un lato, perché anche in questo mi ci sono rivista tantissimo, purtroppo, però molto simpatico. Diciamo che è un modo ironico per rigirare il coltello nella piaga, in una delle piaghe della società. Questo invece, forse dei fumetti che vi ho fatto vedere oggi, questo è stato quello che mi è piaciuto un po' di meno, però comunque è stato molto carino anche questo, perché parla di questa ragazza che si trasferisce dalla provincia, da un paesino di provincia alla grande città, e quindi di come viene vista lei che è provinciale nella città, ma allo stesso tempo come viene vista quando ritorna nel suo paesino, viene vista come quella che è andata a vivere in città, e tutti gli aspetti che ci vanno dietro. Carino, però devo dire che indubbiamente questi altri 4 volumi mi sono piaciuti tantissimo. Laup Edizioni è una casa editrice di cui io vi consiglio caldamente di andare a sfogliare il loro catalogo sul sito, trovate tutti i loro riferimenti giù nell'info box. Io peraltro di loro non è la prima volta che acquisto cose. Sicuramente adesso il prossimo step per me sarà recuperare anche tutti quelli di Carote Cannella, perché è un'altra autrice che io seguo tantissimo sui social e mi piace tanto. Nel loro catalogo io vi consiglio di dare una sfogliata a tutto in generale. Io per esempio ho regalato ad una mia amica, e gli ha fatto molto molto piacere, Virgola di Virginia Di Giorgio, che è un libricino bellissimo, perché Virginia Di Giorgio è un'autrice che racconta delle storie, delle immagini, incrociando disegni, bozzetti fatti da lei con oggetti reali, come può essere, avete presente il ricciolo della matita quando la temperi, o come può essere, che ne so, la pasta, molto molto carina. E indubbiamente sicuramente uno dei prossimi recuperi miei sarà, appunto come vi dicevo prima, qualcosa della collana Per Aspera ad Astra, perché ho sfogliato quello di Coco Chanel e quello di Audrey e quello di Frida, e sono uno più bello dell'altro. Ecco, peraltro una cosa molto bella delle Laup Edizioni è che ogni volta che selezionate una loro opera, un loro volume, avete la possibilità di avere anche l'anteprima, che non è una cosa così scontata, però potete, siccome è sempre difficile giudicare un fumetto dalla copertina, però potete farvi un'idea sul tratto dell'autore, su come sono studiate le vignette, eccetera, eccetera. Questi erano i consigli che volevo darvi su questa casa editrice. Fatemi sapere se prenderete in considerazione qualcuna delle loro opere. Sicuramente riusciranno a strapparvi un sorriso e a volte anche a riflettere su certi argomenti, tipo quello dello stage. Però sono davvero molto simpatici, ironici, e trovo che siano anche ideali per essere dei regali. Invece di regalare il solito libro, regalare un fumetto di questi strappa sicuramente un sorriso e ti rallegra la giornata. Giù nell'info box trovate comunque tutti i link alla casa editrice e ai miei social per seguirmi extra YouTube, e trovate il link al mio ultimo video, che credo di dover fare così perché sennò non riesco a inserirvelo qui, e il mio faccione per iscrivervi. Noi ci vediamo al prossimo video, un bacione, ciao!